Piero, oggi non voglio andare in onda. Sarà Mi male scoccia. in In onda. onda, in onda non ci voglio No, andare. papà, ce l'hanno il via. Aspettiamo che ce l'hanno il via e facciamo una trasmissione con Narola. Ma sei sicuro di quello Abbiamo che stai dicendo? fatto 2000. Ah, sì, di cosa sanno? 2400. Quanto era? Sì, circa, anche Non forse di più, forse di meno. Ma io un po' li ho levati perché mi sembrava troppo male per le altre era. Manda la trasmissioni. sigla. Mando la sigla? Va bene, ok. Sigla. 3, 2, 1. Partiamo! Bentrovati amici dell'edicola, incredibilmente ancora qui insieme, non ci hanno buttato fuori da Canale 8, sempre con il guru del calcio, il grande attore del teatro francese d'essai, come vedete la mise, Mister Piero Gatto. Salvo, sorci. Mamma mia, mamma mia. Oui, Oui. je suis venu Vabbè, da. tu dici, la tua carriera in Francia, che si è sviluppata anche in Francia, ti permette di fare anche questo. Cominciamo. Cominciamo. A cominciare? Ma che grandi applausi! E Allè, fini, hello. ricordiamoci del pubblico, però, che è importante avere il pubblico dietro, perché intanto qualche abbaio di cane ti tira sul morale, e quindi ci sta. Mister, di che cosa parliamo? L'ultima giornata! L'ultima giornata, Eccoli! Eccoli! ragazzi, l'ultima giornata di questo campionato che veramente è incominciato, sai, in sordina. Faceva Sembrava schifo, cioè, faceva schifo. Un campionato che sembrava, fa veramente all'inizio faceva schifo, cioè non sem, sapevamo che cosa dire. sembrava, sembrava un campionato che doveva morire per come è nato. E invece, piano piano, piano piano, è stato un crescendo di emozioni, perché poi. Emozioni? Tu chiamale se vuoi. È Emozioni. stato un crescendo di emozioni che ci hanno portato fino a quella odierna, dove abbiamo un partitone. Abbiamo la super partita, abbiamo la partita dell'anno. Guarda, Adesso. io sono pieno di fogli, cose. Aspetta, scusa, però sei pieno di fogli. Facciamo vedere i fogli. Allora, uscita, Castelbuono. Poi cosa abbiamo? Parmonval, vabbè, giustamente dentro casa. Incredibile, esordiamo con i ragazzi. Perché allo Sport Village Tommaso Natale il foglio sarà presente per raccontarvi la partita tra Tommaso Natale e Un Panormus. altro partitone. Un altro partitone, non ci dimentichiamo anche quello del Cefalù, ci siamo dimenticati a stamparlo, No, vabbè. no, 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 è stampato. Non è vero, è là. Non Non l'abbiamo. abbiamo, diciamo, il mini, però dico, ecco. Volevo fare il triste, Però quindi. giustamente, tipo, si parlava anche di questo. E quindi grande nottata anche per informarci ed informarvi su quello che troverete nei vostri campi da calcio. Comunque, a questo punto, mister, io partiamo subito. Anzi, io voglio partire però voglio partire al contrario. No, Non no, La guarda. dobbiamo dire subito il partitone, dai, tiriamocela alla fine, minchia che palle, Alla dai. fine il partitone, dai, Alla che è fine il giusto, partitone, è giusto. è giusto. Di Partiamo. che cosa vuoi parlare? E dai, prima Dai. speriamoci i morti già fatti. Campofranco, che cosa? San Cataldese, vai, vado avanti. No, no, allora. Che vuoi Vai dire? campo. Che Ma vuoi la dire? giocheranno in spiaggia questa partita perché sono tutte e due in vacanza. Quindi, giustamente, si hanno Polito con l'occhiale, Pino Concetti, chi ti ha Io credo che pinto. nonostante magari il Campofranco voglia congedarsi da qui, ancora di quei quattro che andranno allo stadio, quattro, cinque, manchi i parenti ci vanno in chiesa. Manco Infatti Mazzara ci va. c'era Polito, dice papà, se ne chiedo, io ho da fare e quindi neanche i parenti vanno più A vedere il il Campofranco. Campo. No, no, sto No, scherzando, giustamente. È una bella partita. Si fosse giocato un mese fa, sarebbe stata una vabbè. grande partita. Bravo, Si bravo, gioca già in bravo, bravo, spiaggia e bravo, quindi materialmente sarà bravo. tipo tarallucce Quindi con e tutto, con. No, 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 vino. No? no, no. Tarallucce Finisce e poi e dice che non vero, noi scherziamo, invece poi ci credono vino. Alle vero. combine che facciamo. No, 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 quale combin. Quindi con tutto l'impegno che possa mettere il Campofranco, alla squadra che servono i punti è la San Cataldese. E quindi secondo me le motivazioni sono quelle più giuste, quelle della San Cataldese. Two is meglio che one. Ma manco un po' ci sarei Poi lo dici in due. inglese e ne pigliano un. Due, allora annotiamo questo numero 40, perché il San Cataldese ha 37 punti e c'è 40.
40. Scriviamo, andiamo a capo. Andiamo a capo con Folgore Pro Favara. Allora, cioè io non so. Non ci soffermiamo sulla Folgore, che già abbiamo detto tanto, ce ne parliamo il prossimo anno, se faremo la prima gara di pescata, che ne sa. Fino a quando in promozione dovrebbe retrocedere, fino a prova contraria. Allora, andiamo avanti, Pro Favara. E tu, com'è? Come si dice? Two is meglio che one, come quindi, Max Bon. Un altro due, quindi ce ne andiamo a 40. Ricordiamoci questo 40. 40 numero ricorrente, mi sta facendo paura, Piero. No. Ora mi dice che 40 andiamo anni. Andiamo qua, Rocca di Caprileone e Mazzara. Finalmente una partita. Almeno dico, c'è qualcosa di positivo. Ci soffermiamo un attimino. Io ho incontrato Davide Campofranco. Era Saddam. Aspetta, ma l'ha vista la trasmissione? Sì, certo. Quindi ci manda i saluti. No, certo, Davide. E metà la sua mia figlia. Ma l'hai visto? O Camposano? No, New Paradise. Faccio pubblicità a New Paradise, vabbè. Onestamente gratis. Potevi anche farne a meno. Comunque, siccome sono amici a New Paradise, vabbè. No, siccome avanzo ancora dei soldi. Ma che stai dicendo? Io avanzo ancora dei soldi. Ma la smetti. Ma se è vero, se avanzo. E allora? Ma amici, avanzo dei soldi. Ci siamo incontrati con Davide. Davide, una faccia, come va? Purtroppo ci siamo andati a incartare, perché è pure vero comunque che hanno avuto delle partite strane. Si sono andati a incartare con la carta, proprio con la carta igienica, tipo mummia. Hanno avuto delle partite strane e sfortunate, quindi il calcio te lo sai, quando poi ci si mette anche la mala sorte, ragazzi. Mi piace lo sciacquone, lo possiamo rifare? Io tiro la catenella. Lo sciacquone. Ah, che bello! Mi sento tipo libero. Mi sono liberato. No. Quindi niente, un Rocca che è obbligato a vincere, nonostante ha diverse assenze, perché ha avuto 4 squalifiche. Insomma, è una squadra comunque ai minimi termini. Possiamo dire però il tema della partita. Allora, questa partita si gioca il posto nei playout. Chi giocherà in casa? Sì, quello è. Quello quindi è. Materialmente questa partita deciderà, secondo me, molto, anzi non moltissimo, di quello che succederà durante lo spareggio. Certo, che qua, certo. Giocandosi veramente tutta chi la vince, posta. Chi vince domani, si salva. Domani giocherà in casa il playoff, perché il ci play-out. Sarà il playout, scusate, e ci sarà di nuovo o Mazzara, Rocca. O Rocca Mazzara, quindi sarà un partitone degno. Infatti ci saranno, ho saputo, ci sono tantissime, già hanno messo i biglietti alla portata di tutti, proprio per riempire. Cosa avevano, tipo le accrediti a 30 euro? Vabbè, ma sai, sono squadre comunque che costano, quindi no, per carità. E quindi comunque ci sarà uno stadio gremito fino all'ultimo posto, e un Mazzara di Bruccoleri che Bruccoleri, vai catenella, dai regia, ma che figure però ci stanno. Mister Bruccoleri, veramente però, condoglianze, però per me rimane sempre un grande, dai. Rimane sempre un grande. Sì, ma sembra mi ricorda tipo Napoleone dopo Waterloo. Mi ricorda lui, purtroppo. Quindi un Mazzara che andrà lì a giocarsi tutte queste 2-3 cartucce che ha. Comunque rimane sempre uno squadrone. Il Mazzara, vedrai. Io sono uno squadrone di 36 punti. Comunque è una partita che io ci credi che ho difficoltà a dare questo risultato. Comunque io onoro sempre il campo e anche i nostri ascoltatori, che ce ne sono tanti a Rocca, quindi uno però è una partita mi hai sorpreso, a dirti la verità, onoro il campo. Onori il campo, perché non è che l'X non serve a nulla, l'X non serve a nessuno, perché l'X serve al Rocca, al Mazzara. Il Mazzara gioca con 2 risultati, quindi qui c'è anche da dire questo. Proseguendo il nostro racconto, andiamo a vedere San Giovanni Gemini Raffadali. È giusto. Allora, San Giovanni Gemini, io dico che finisce X
Però ci stava l'effetto dopo, regia, e che cavolo, devo aversi un bicchiere d'acqua, almeno sì. Il rullo di tamburo e il piatto. Vabbè, finisce, X, niente. E andiamo a scrivere, non... che cosa? Navo 39 e 1, 40, quindi hai la banda dei 40 punti. Però cosa succede? Che con l'X, il Raffadali si può giocare i play-out, perché con 31 punti si può giocare il play-out. Ecco perché ho detto X. Ah, vero! Cioè, ricordiamo a voi da casa che ci state seguendo che materialmente se c'è una differenza tra la prima entrata nel posto play-off e l'ultima di 10 punti, il play-off non si disputa. Quindi è molto interessante a questo punto, proprio per le due squadre che si vanno a contendere, perché... Il San Giovanni Gemini, materialmente vincendo, se ne va, esce da questa. No, se va a 40, anch'esso. San Giovanni no, se ne va, vincendo se ne va, no, a 42. Se ne va a 42. Però bisogna vedere se il San Giovanni, per un discorso di numeri, di conteggio e cose varie, potrebbe anche arrivare a 40 e quindi per un discorso di classifica avulsa esce fuori. Avulsa. Potrebbe finire X e permette al... Raffadale di giocarsi la carta dei play. Ho capito, quindi scambio di cortesie. No, sarà no, se ci fosse essere i biscottini. Biscottini, alla fine, qualche pizzata. Alla fine, comunque. Qualche pizzata. Alla fine. Io il pubblico lo sa. Alla fine, il San Giovanni ha raggiunto la salvezza. Fortunatamente, perché San Giovanni merita questa categoria e purtroppo, ahimè, si è andato a trovare in questo... Dai, per come stava andando quest'anno, però, dai, è un mezzo miracolo, quindi le cose giuste. Sono veramente contento che San Giovanni abbia trovato questa salvezza, e quindi speriamo che il prossimo anno si organizzi meglio prima, e vediamo se Raffaele, se Mimmo Bellomo riesce a giocarsela, almeno se la gioca in campo, poi se perdi, però io sarei contento che Mimmo si potesse giocare quest'ultima partita. Quest'ultima chance. Sì, quindi in bocca al lupo Mimmo, noi tifiamo per te. Bravo Mimmo, onestamente è un gladiatore, ci ha creduto fino alla fine, quando noi l'abbiamo bastonato sempre. Sempre amichevolmente, dai. E San Sebastiano Marsala, è giusto parlare? Marsala, c'è giusto parlare? C'è un erroruccio qua, porca miseria, vabbè. È giusto tanto parlare. Non conta, quindi, non c'è uso per me. No dai, onestamente, è inutile parlare, cosa vuoi dire? Il Marsala a questo punto... Il questi tre punti, se ne va a 53 lì a gufare. E sta a gufare perché spera che proprio la squadra, cioè una tra la Parma, perché a 51, la Parma la perde, quindi perché poi il Camerot lo può raggiungere, quindi scavalcare il posto quindi, nei playoff. Il Marsala alla fine, come abbiamo detto da sempre, ha raggiunto questi benedetti playoff, ha la possibilità di giocarsi. E io c'ho un pensiero. Il mio pensiero è che adesso... il Marsala tirerà fuori tutto quello che ha dentro e uscirà le unghie durante questi play-off. Il Marsala, che pazzo che abbiamo visto in questo campionato, secondo me si riuscirà a concretizzare nei play-off. Ma bisogna vedere i campi dove va. Però vedo una squadra pericolosa, è una mina vagante pericolosa, con rispetto a quella del campionato, secondo me sarà molto più difficile. Noi diciamo da sempre che il Marsala in assoluto è... se non la migliore, ma là siamo lì che di questo torneo, quindi potrebbe veramente dare questo colpo di coda a questo campionato e andarsi a prendersi questa promozione, però sarà un'avventura, perché abbiamo visto che in Coppa Italia, al momento in cui doveva tirare fuori gli artigli, purtroppo. Però secondo me non è stata, diciamo, il momento non era quello giusto. Non era quello giusto. Da quel momento è finito, ha avuto un declino, però secondo me si può, questa è una squadra nei playoff, ma io ci credo. Sì, comunque li ha raggiunti, l'importante è che li ha raggiunti e quindi se la va a giocare. Serra di Falco, Riviera Marmi, Serra di Falco abbandonato, si può dire abbandonato. Io ho una sensazione che i ragazzi in casa vogliono congedarsi con una vittoria e Riviera Marmi, cioè, chi se ne frega di Riviera Marmi, perché vanno a mangiare a casa loro Riviera Marmi, ma chissà, ce lo dico, mangiare, li sono incazzati per i fatti loro,
Poi che io mi venga a creare, mi venga a preoccupare dei tuoi problemi. Io sono convinto che il Serra di Falco domani si concederà dai suoi tifosi, perché ancora una vittoria non l'ha fatta, perché anche chi è capo di casa, quantomeno, conclude. Regia, un attimo solo, di nuovo l'allenatore, come si chiama l'allenatore? Che è capo di casa. Capo di casa! E dai! Vabbè. No, allora, mi piace da morire questo. Vogliamo chiarire cosa intendono, perché poi fraintendono. Ma per me possono fraintendere. No, è uno scarico, non è per, nella, perché se no, non ci permettiamo, perché siamo tutti amici. Quindi, no, assolutamente, ragazzi, però sicuramente la stagione è una cosa bella. La stagione, diciamo, condotta. Lassativo proprio, via. La stagione condotta, diciamo che è stata lassativa, però, ecco. Però regia, freniamola, perché mi stanno venendo idee. Quindi lasciamo che già è giù. Senti il rumore. Prova con Imodium. O è un petitto, o è proprio. Petitto di chi? Abbiamo parlato di digiuni totali. Petitto proprio. Giuseppe Petitto. E quindi il Serra di Falco io. Vince. Io dico che regalerà questa. Perché mi fai le mosse? Ti avvicini qua. Regalerà le mosse e a questi bellissimi tifosi che hanno voluto a tutti i costi questi diciamoci a tu a uno e regaleranno questa vittoria ai danni di questo di Veramanno. Può essere pure che mi sbaglio, però ho questa sensazione. Sensation. Noi a Buggio non l'abbiamo sentito, non l'ho sentito più. No, ci sarà ritirato. Leonardo, spero che non sia ritirato a vita privata, perché io comunque devo andare a cercare locali. Però ci ha mandato i complimenti dalla trasmissione precedente. Questo è grazioso per queste cose. Dai. Vediamoci. Cosa abbiamo? La Parmonval tenta il tris, come hai scritto tu nella, 3-0. Nel giornale. Nel foglio. Quale giornale? 3-0. La Palmonball cerca. Spieghiamo perché questo 3-0 va restituito. Allora, ecco. Non per un fattore di un fattore rabbioso, perché anche. No, perché tra Palmonball e Camera. No, vabbè, c'è dai, veramente un buon un ottimo rapporto. Un ottimo rapporto. Ma il 3-0 permetterebbe alla Palmonball di superare. Grazie alla classifica Avuls a superare il Camarat, quindi si giocherà questa. Mi sento pure avulso, cioè, io. Proprio questa avulsa. Proprio, fa schifo questo termine. Non è che ti mettere lo. Avulsa. Dai, avulso. Ma perché? Oggi è distratto. Quindi. Questo 3-0 permetterà alla Palmonball di giocarsi il finale di playoff, una partita quantomeno in casa. Quindi noi sappiamo la Palmonball quanto è brava in casa, quindi tenteranno di giocarsela lì questa partita. Quindi tentando questo 3-0 è un'impresa, perché il Camarat ha fatto vedere quanto di che Camarat, vabbè, Camarat è fatta, cioè. però il calcio ci insegna che mai dire mai. Assolutamente mai a questo punto, mai. Soprattutto della stagione. È un'impresa. Chi dice? Giusy Bottone. Che ha tutto fantastico. dobbiamo dire che alla Camera te manca Ilardi, il portierone Ilardi, quindi. Ma Giacalone c'è, perché informazione non l'ho visto. È scappato pure. Mentre alla Palmonball mancheranno due pedine importanti, uno che è Pietro Lala, che è entrato appena raggiunto, dice, a morire al volo, e poi viene espulso, e un'altra pedina importante che è Mirko Alletto. Però dico, la Palmonball gioca meglio quando gli mancano le persone, quindi a questo punto Mutolo meno ne ha, meglio sì, è. Mutolo dice, vabbè. Si spoglia pure. O la rosa numero uno, tipo il Bayern Monaco. E adesso a questo punto andiamo alla partita, però giochiamocela tipo tu chi prendi per questa partita? Il pubblico. Ma fa, sì. Dai, però sbilancia il pubblico. Ma manca poi, no. È mora. Allora io ho una sensazione. Ho la sensazione che la Leonfortese vincerà il campionato e finirà X, però, questa partita. La Leonfortese è il mio personalissimo pronostico. Non me ne voglio gli amici di Alcamo, però l'Alcamo doveva vincerlo prima questo campionato, non all'ultima giornata.
e faranno una grande partita, però Leonfortese mi sa che non si lascerà scappare l'occasione di prendersi questo punticino. È una partita comunque consata ad arte per l'X, per la Leonfortese, che come caratteristica ha questo tipo di gioco, questo modo di programmarsi, questo che poi alla fine si è programmato una vittoria di campionato giocando in questa maniera. Sì, perché assolutamente. È una squadra che ha preso 18 gol e la dice lunga, quindi qua facci i gol e ce ne andate proprio con la pistola. No, perché io devi minacciare le famiglie, i pizzerilli, quindi non è facile. Io immagino una partita squadra, che loro vanno lì, l'Alcamo deve fare la partita, e quindi l'Alcamo già soprattutto in quel campo ultimamente è pietoso, avrà difficoltà pure a muoversi. Loro messi lì dietro, belli tranquilli, ogni pallone, ogni situazione è giocata con intelligenza. Mi sa che Mirto non si sbilancia, contropiedino e mettere paura. La Leonfortese c'ha delle ottime ripartenze, e poi Mirto, io lo dico a Chico, tanto siamo amici tutti, quindi. E poi quello che mi è piaciuto della Leonfortese è come va l'organizzazione che ha nell'andare a pressare alto quando si tenta di fare un possesso palla, ha un'ottima organizzazione, e la Leonfortese proprio ad andare a fare pressione sui portatori di palla. E dall'altro lato, mi è piaciuta la Leonfortese. Mi è piaciuta la Leonfortese. Però secondo me, guarda, io ti posso dire, ho la sensazione che ho io, che andando proprio in quel campo, è la tana del lupo, giustamente, secondo me invece di questa aggressione alta, diciamo qualcosa di calcistico ogni tanto. Io non vorrei che, per evitare di esaltare le punte dell'Alcamo, stiano con il baricentro più basso e le linee più strette tra difesa e centrocampo. Non lo so, non mi aspetto invece una Leonfortese che va a pressare alto. La Leonfortese non va a pressare, lo fa in certe occasioni, quando si fa un giro palla, quando la squadra avversaria cerca di giocare, allora lì sono organizzati nel fare quella persona che poi molto spesso riesce, rubano palla lì, e lì sono molto pericolosi. Quindi, e questo è quello che mi è piaciuto da Leonfortese. Dopo non è che mi ha fatto impazzire, attenzione, perché è una squadra passione motori, ma è una trasmissione. Ho letto passione motori, ma che tocchi, che non sono cose tue, ma che ho visto capo mi ha fatto impazzire. Ma cos'è passione motori? Passione, no? Quando tu, allora scusate, sacchiamoci un minuto, quando tutta passione. La vita è passione. La passione nostra. La passione di Gesù Cristo. La mia passione. Allora, noi siamo proprio la passione, invece siamo loro. Siamo una passione. Quindi, invece, parliamo con passione. C'hanno pure. Voglio andare avanti. Finisce allora. X, lo vogliamo dire, dai. Lo siamo detti in macchina poco fa. X. Quindi l'Alcamo però ha un grande attacco, ricordiamocelo. Ricordiamocelo. Io dico X, però io sono questo ago della bilancia per quello che mi riguarda. Passione tra gatto e sorci. Passione. Ma perché mi l'acchilone? Ecco, sei abituato con i cani, dove fa? Ecco, lo vedi che i cani ci stanno. Amone, mi sentivo parlare di sapere, dopo io vorrei andare a vedere, ci andiamo, che c'è la paga. Non hanno fatto il foglio. Basta. No, non avete fatto il foglio. Allora, ad Alcamo, fate schifo, ve lo voglio dire, cioè onestamente la partita più importante dell'anno, qua avevo graphiche pronte, tutto già pronto, volevamo venire con la telecamera, volevamo fare servizio, non ci avete fatto fare niente, siete bastardoni. Cioè Anna voleva fare di un canale 8 grande riprese la non partita. Avete fatto il foglio? No, prendetevela nel foglio, ecco. Allora, l'avevo detta tutto, per me vince l'Alcamo, nonostante siete stati monelli con noi, dai. Ma che per me è monelli? Manco io dice. Siete monelli. Manco io dice. Mi sembri un po' Agozzino, dici monelli. Siete monelli. Siete monelli. Siete stati monelli. Siete stati. Andiamo alla promozione, dai, ci leviamo. Questa eccellenza, onestamente, vediamo l'epilogo quando ci danno i playoff e tutto play-off il resto. Playoff e poi una direttiva. Playout, a voglia di cose.
Ora, io arrivo a casa, che cosa c'hai, Piero? Mi sento un po'... Sono entusiasta. Hai vinto il campionato, Piero, hai vinto il campionato. Ma tutto maggio, sono carino di vincere. Pace con il cielo, campionato, il Pacheco. Dai, allora partiamo col Pacheco. Il Pacheco con ospite festeggerà il campionato. Dai, festeggia. Allora, io spero che sente gli amici c'è Falù. I fratelli Cataldo permettendo, perché ti sa fino a chi ci farà quella sole. Però, allora, noi gli amici che abbiamo a Cefalù, giustamente è giusto che onoriamo anche la loro, diciamo, loro voglia di vincere questo campionato, e anche se lo merita. Saluti ai fratelli Cataldo. Fratelli, sembra tipo una pubblicità, fratelli Cataldo, materassi su misura, non lo so che cosa stanno facendo, ma ce la faranno, non ce la fanno. No, vince il Pacheco. Presidente, perché chiamami? Io vengo invitato, cioè, scusa, ma hai detto che mi invitavi, vincevi il campionato, ci mettiamo d'accordo l'anno prossimo. Vabbè, poi vediamo, si fa il marchettone, va però. Allora, quindi il Pacheco, il... Chiamalo presidente. Presidente! Allora, il Pacheco vincerà il campionato. Dai, vince, è inutile stare qua. Grande mister Pino Barbata, ti voglio bene, anche se ti prendevo di vincere, nel senso sei un personaggio, comunque un grande ritorno in panchina con un grande successo, è giusto dirlo. Vero. Complimenti. Quindi, inaugureranno poi il campo, quindi sarà mister che adesso ci conosciamo, è giusto. Non ci conoscevamo a vicenda. Grande, veramente complimenti, applausi, mi accodo anch'io per questa vittoria di campionato di Pino Barbata. E il presidente Salvatore Marino. Oh, su un vince mister, veramente poi ti farei prendere in giro come minimo per tutto l'altro campionato, cioè giusto, non è che... Allora, ricominciamo. I fratelli di Cefalù, scendete tutti in piazza. Anche questa settimana sono stati presenti col foglio. Grandi. E quindi siete... Numero uno. Per questo dovete vincere il campionato. Dovete vincere il campionato per questo. Aspetta, non adesso mi tagliare, tagliamo un season. Vogliamo perché fate il foglio che sai battere nella maniera più assoluta. Mi stanno arruffionando. No. No, è una grande squadra. Hanno questa partita da... che comunque il Castellammare non ha niente da chiedere. Ormai in vacanza. Anche penso che comunque questa partita 1-1 assolutamente. Perché comunque gli deve sempre non andare a vincere. Non si sa mai nella vita. Non si sa mai nella vita. Viene qualche extraterrestre in cui poi mi catardo e fa l'UFO robot. Non ci credo neanche se lo vedo, se mi veramente. Se sono là di presente. Allora, Vito e Andrea Cataldo, io li ho avuti ragazzini a tutti e due. Ma questo sponsor, ma non l'ho capito. Perché sono ragazzi che voglio, sono ragazzi miei, li voglio bene, li ho avuti bambine e anni con Narone. Per carità, non ciao Vito, ciao Andrea. Nessuno mette in dubbio. A proposito di fratelli, chi c'è? I fratelli Cannolo. No, aspetta, li possiamo guardare un attimo fissi. Avviciniamoci. Non avete vinto il campionato. Pun cannolo. Dico, non ben affrontato. Cioè, onestamente, a me pare male. C'è che ci campa con cannolo. Cioè, con cannolo. Cioè, che cosa costava? Cosa costava? Ci campano con un cannolo. Li pagano forse in cannolo, non lo so, io li rimborso in cannolo. Un cannolo, vabbè, non ci abbiamo incontrato. Forse ci pare che lo debbabbiamo. Lo andate via, lo volevo che... Fratelli, ma... Io siciliano sono. Ah, sei proprio tipo... siciliano. Ma sei proprio rivoluzionario. Ma sei cosa sta nere qua. Veramente, ma mi faccia il piacere. Regista. Ma non è un vero. Allora, fratelli Cannolo. I fratelli Cannolo contro il Favignana. Contro il Favignana. Vabbè, Favignana ormai che è in vacanza, è bel tempo, la gente va a male. Vabbè, ma comunque il Dattilo deve vincere. Ce la fa, vabbè. No, vabbè, Dattilo ormai è playoff, non... No, c'è sempre la posizione. Ah, vero, perché il Salemi lo può scavalcare. Sì, perché il Salemi... L'onorevole Barba... Questa è l'onorevole Barba... Piacere. Allora, ce la fanno. Allora, quindi uno per il Dattilo. Comunque abbiamo scherzato, se lo notiamo i fratelli Parisi. Ma che perché sono, dici che abbiamo scherzato? Che ogni volta manda a poitare Cannolo, non mi poitano mai. Perché dici stai scherzando? Perché sei a dieta?
Ah, sei a dieta? Quando tu io vorrei dirlo a tua moglie che ci guarda da casa. Signora, suo marito esce di casa, a casa fa la dieta, esce fuori e si mangia pure le pietre. Quindi faccia attenzione a queste diete di Piero Gatto. E allora? Ma non ho fatto il chiusone, sì, infatti il nero sfila, il nero sfila, giustamente siamo a queste cose. Portate il cannolo a Gatto. Veramente la sarda a Gatto, così sei ricca, sai. La sarda. Allora, proseguiamo, dai. Delfini, Vergine Maria, Monreale, siamo delusi di Monreale. Qua dobbiamo aprire intanto. Questa è una partita verissima. Verissima. Perché il Monreale, vincendo questa gara, si assicura i playoff. Perché ovviamente tra poi abbiamo noi Salemi e Ligny, quindi una delle due deve pareggiare o vincere, quindi automaticamente il Monreale vincendo significano play off ai danni di Delfini, che saranno sarebbero di Mister Cardinale Cardinal Pompiere, perché Mister Cardinale Tonino dice chi c'entro io, sogna non parlava con te. Mister Cardinal Pompiere avrà una partita veramente da... E non so forse che è successo, però è successo qualcosa, forse ha qualche problemino, ho letto su Facebook qualcosa stamattina dei ragazzi, non lo so, non qualche problema forse... Perché sarà febbre lui... forse qualche problema familiare, infatti forse è in dubbio per la sua presenza domenica, io infatti volevo... Non so che cosa è successo, Christian, però sai che ti voglio bene, quindi spero di che tutto quello che stia succedendo si risolva tranquillamente, a prescindere da quello che succeda domenica in campo, ecco. In bocca al lupo. Mi sono collegato stamattina e infatti non abbiamo neanche avuto modo di parlarne. Quindi... è una partita difficile, a prescindere... cose personali lasciamo fuori questo io forse hanno avuto pure una settimana difficile i ragazzi, quindi non lo so quindi Monreale deve vincere, Delfini devono vincere se vogliono rimanere fuori da questa partita. Però a questo punto mi sa che dico bello questo, bella mi è piaciuto proseguiamo con l'Ambaradan. Vabbè, Strasatti deceduto contro il Real Calcio chiude in bellezza questo campionato, o no? Certo, perché non è che Strasatti che deve fare retrocesso che 36 punti è già stato matematica, no? Questa è una partita. Ma dico lo Strasatti, magari si gioca l'ultima partita. E poi che fa che non succede? Ce la fa il Real Calcio. Sul Real Calcio succede. Pazzo, però peccato. Sì, ma non succede nulla, pure che perde, cosa non fa niente. Quindi il Real Calcio non è inutile parlare. Quindi pensiamo per il prossimo anno. Però invece andiamo alla partita successiva, perché c'è Montemaggiore Cus. Allora, Montemaggiore Cus, cosa il Cus non può perdere? Il Cus non può perdere, però. Ora non vorrei essere al posto del Montemaggiore, perché comunque sono, cioè, voi non impegnati, io non dico che qua non regala niente a nessuno, però vuoi giocartela così a favore del Cus e a sfavorire degli amici? Cioè, voi non vuoi, come finisce Misce, qualcuno deve taglia la faccia, detto proprio papale, così con questo francesismo. Quindi Montemaggiore si giocherà la sua partita così. Ce la giocherà, però alla fine secondo me il Cus vince. Vince il Cus e quindi non cambia nulla. Sì, perché lo sai cos'è? Io mi calo. Allora, magari uno può pensare... Non ti calare niente. Uno magari può pensare, ma chi vuole dire... Allora, io parlo così perché io mi calo in quello che può essere il giocatore. Sì. Il giocatore va a fare la partita, e quindi facciamo la partita. Va a fare la partita, però poi... E un bel momento c'è. Che se... fa? Ne è tardi, ne fa? Cioè, vedi dall'altro lato una squadra che ha bisogno dell'acqua alla gola. È difficile. Io non ci mai ci ho creduto a infierire. Dice, ma non sei sportivo? No, proprio perché sono sportivo. Queste cose viene difficile a giocare, a impegnarsi alla morte contro, a me non mi interessa niente. Dall'altro lato c'è quelli con la bomba d'ossigeno, quindi non ci credo. Le motivazioni saranno veramente sotto i tacchi. Quindi si aspetta una bella partita. Alla fine vincerà. Quindi chi va a vederla, portatevi la sdraio e vi viene un po' di sole. A differenza dei Delfini,
il Cus sarà una partita leggermente un po' più abbordabile. Ma senza leggermente, dai. Un po' più abbordabile. E allora chiudiamo con il partitone della giornata, che è Salemi-Ligni, perché questa sarà una partita da scintille, perché chi perde esce fuori. E col pareggio chi è, rimane fuori? Col pareggio rimane fuori la Ligni. E quindi mi sa che la Ligni non può permettersi di perdere. Ma gioca in casa. Gioca in casa. Quindi, questo. No, non gioca questo. Fuori casa. Io di Salemi-Ligni, Piero, ma che mi fai dire? Gioca fuori. Gioca a allora, Salemi. Allora. Ciao, ma grande. Ma dico una cosa. No. Dico una cosa. Io ho parlato con Sergio Maggio e che del 6-1 mi sono informato. Sergio, ma che cosa è successo? Salemi. Piero, io ho visto un Salemi inguardabile e noi ci mancava Noddo. Non c'è, quindi io mi raccomando, Potaggio domani. Un Salemi inguardabile. Potaggio domani lo chiama subito. Oh, quindi qua vedete quello che dovete fare, perché sennò il Ligni vi purga e andate fuori dai. Una bella cosa, vi purgano. Quindi. Non rimane niente. Il furgatore che già aveva riposato. Il furgatore è messo proprio in riposo. Vogliamo fare due chiacchiere. E allora facciamo due chiacchiere. È stata una settimana. Ecco, invece noi, ecco, da questo punto di in poi dobbiamo lasciare le due chiacchiere alla fine. A così se vuole sentire o quintiglio, ce l'avete fino all'ultimo. Ah, ok. Vabbè, lo potevamo dire però all'inizio. Il pubblico comunque sia sempre presente. Allora. È stata una settimana un po' burrascosa per quello che è successo la settimana scorsa a Leonforte. Io ho da fare dei ringraziamenti a diversi tifosi della Leonfortese che mi hanno comunque e ci hanno mandato delle mail facendoci complimenti. E comunque le società che hanno risposto al nostro appello ci hanno detto che non così eccessivamente come abbiamo descritto, cioè non noi. Proprio da lager, no, però non da lager, lei dice no, dice mister, cioè, comunque è pesante l'ambiente, il clima che si respira in quel campo è pesante, quindi io la voglio chiudere qui questa parentesi, perché io ripeto, non ho niente contro le forze dell'ordine nella maniera più assoluta, perché svolgono il loro servizio, è guai a non averne, per carità, ho semplicemente ribadito e lo sottolineo, gli eccessi fanno male, quindi a Leonforte ci hanno fatto questi complimenti. No, noi ringraziamo ovviamente la partecipazione, soprattutto dato che noi abbiamo posto un quesito a molte persone che erano presenti e molte persone che non sono state in passato a Leonforte, quindi comunque il problema non è della società, il problema è di chi viene mandato a gestire una situazione che forse la prende fin troppo sul serio, duramente, perché sul serio è prenderla sul serio, sì, ma con un sorriso. Ma con un sorriso, alla fine è una giornata di sport, è una domenica in compagnia degli amici, della famiglia e del bel tempo. Lasciateci anche divertire. Ecco. Io capisco che comunque quando si va si pensa ad andare in un ambiente dove 15 daspono, che magari quelle mille. Spettacolo, perché guarda un pubblico che domani vedremo anche ad Alcamo, perché ci sarà un seguito, sì, sarà visto che ci hanno organizzato dei pullman per andare, dico, e non... quindi un pubblico meraviglioso a Leonforte, e quindi per 15 stupidi andare a rovinare una piazza, perché ragazzi il prossimo anno si potrebbe anche fare la serie D. Quindi organizzatevi per questo evento, che è veramente una cosa importante. Poi cosa c'è? Di che cosa dobbiamo parlare? Non lo so, qualche cosa. No, non ci stiamo dimenticando niente. In Lega tutto bene, perché noi non salutiamo mai, perché non parlate della Lega ogni tanto. No, non mi ha chiamato ultimamente nessuno. Nessuno, allora tutto bene. Quindi non mi ha chiamato o tutto va bene o tutto va male. Però io una cosa ho notato, il girone di ritorno, a parte qualche piccolo errore, qualche piccola svista arbitrale, però stranamente non ci sono più verificati quegli errori eclatanti che abbiamo assistito nel giro di andata. Perché sono diventati bravi all'improvviso questi arbitri? Può essere che sbagliando si impara. Si impara in eccellenza. Tu puoi sbagliare in intenzione categoria. Scusa. Ma infatti è uno sbagliando si impara, quantomeno. Sardonico, ma io devo dire, allora io non so se fare i complimenti all'AIA per aver
avere un po' alla fine, diciamo, tappato un po' quello che è stato un campionato che è iniziato in maniera disastroso. E invece devo dire che il girone di ritorno, perché bisogna dare, noi dobbiamo essere per carità, quando diamo i colpi di legno li diamo a fin di bene, però dobbiamo fare i complimenti, mi sento di fare i complimenti all'AIA, a tutto il settore tecnico per il girone di ritorno. Le sviste ci bravi, ci sono sempre, però ci sono, ma sono tollerabili, non sono. E comunque sia, la cosa migliore che c'è da dire, Piero, è comunque sia l'atteggiamento dei direttori di gara, degli assistenti in campo, è stato molto collaborazionista. Sì. O collaborativo, il collaborazionista mi sa molto collaborativo nei confronti soprattutto dei giocatori in campo. I giocatori sono portati di conseguenza. Veramente. E questa è la dimostrazione di come un sorriso. Sì, dai, siamo lì. Il calcio è di tutti. Riesca anche a, diciamo, aggiustare le decisioni, quanto che magari qualcuno può anche non condividere. Vogliamo invitare un po' di popolo palermitano ad andare a vedere domenica a che ora è la partita? Alle 16. No. Alle 11:30. Andiamo a vedere i ragazzi dello Sport Village Tommaso Natale contro la Panormus. Una gran partitone. È una grande partita. Andatela a vedere perché. E molti di questi ragazzi saranno protagonisti il prossimo anno a fare gli under in eccellenza, in promozione, in D, speriamo qualcuno. Così ci prepariamo anche a fare l'edicola per i ragazzi, perché ce lo chiedono in tanti. E infatti. I ragazzi dicono, ma ce lo fate anche per noi? Sì, ma ci cercare la mattina e la sera, per buona. Lo faremo. Ma uscite con le fidanzate, ma che lo fa a fare? Ma perché poi sono una vizia? Sta partendo il torneo. Eccolo! Il Mondello Cup. La Mondello Cup 2014 sta arrivando. Quindi riscaldate i motori, quindi saremo sempre lì con voi anche con l'edicola. E forse pure con Canale 8. Vediamo. A riprendere le telecronache. Vediamo se Anna la possiamo convincere. Anna, ti prego, dai, facciamo le telecronache tutte e due. Ci vanno quattro sponsor, no? Ne potremmo casa America. Che faccio? Diciamo, a chi la casa? Sì, andiamo. No, io vorrei andare a mangiare, perché sono mangiare, veramente digiuno. Quindi allora, questa è... Allora, a che ora è? Sono le 6. Ricordiamoci... Alle 18, allora, avete visto il 18 in diretta, c'era la replica a mezzanotte, poi verrà messa la trasmissione in streaming, l'indomani a mezzogiorno, mi sembra che... Sì, sì, domani a mezzogiorno. Domani a mezzogiorno e poi a seguire... Mezzogiorno per le mamme. Mezzogiorno di fuoco. Di fuoco, cioè, infatti canale 8 al 611 del digitale. Digitale terrestre su YouTube. Che dici? Ma non avrei saputo dirlo meglio. Sì, lo diciamo. Mondo. Gli extraterrestri arrivano, perciò. Sono in regia. È inutile tutte. Sarebbe bello tipo adesso, tipo, siamo qui. Lo sarebbe bello che adesso noi ci leviamo la maschera, ti facciamo la testa di alieno, ti potrebbe meraviglioso per concludere. No, che dici? Ma che quindi, sei pazzo? Allora, quindi ragazzi, e mia madre mi butta fuori di casa. Siete stati tantissimi, continuate ad esserlo. Siamo bisognosi, abbiamo bisogno di voi. E poi ci sono playoff, ancora playout, quindi non è che dovete scappare. L'assedio continua. Salvo, vi vogliamo bene. Vi vogliamo belli. È così, facciamo il cuore. Ce ne andiamo. E quindi per la presentazione dei pronostici dell'ultima giornata di campionato, un grandissimo saluto al nostro caro mister Piero Gatto. Dammi un bacio. Un bacio. E salvo Sorci, special one. Ciao ragazzi, ci vediamo lunedì per il commento. Ciao!